Mamma, che cosa sta bevendo quel bambino? Sta bevendo del latte. E cos'è il latte? Il latte è il primo alimento con cui le mamme degli esseri umani e di tutti i mammiferi nutrono i loro piccoli appena nati. Il latte è un alimento completo che contiene tante sostanze nutrienti per far crescere i piccoli sani e forti. Il latte che si compra normalmente al supermercato lo fanno le mucche. In piccola parte viene dato ai loro vitellini, mentre tutto il resto viene subito raffreddato per conservarlo meglio. Ma che cosa mangiano allora le mucche per fare così tanto latte? Tanti alimenti nutrienti, tra cui il fieno, che per loro è uno dei più buoni. E il fieno come si fa? Il fieno è erba, che in primavera e in estate viene tagliata nei prati e poi fatta seccare al sole per poterla conservare e dare alle mucche anche quando fa freddo e nei campi non cresce. Per produrre il fieno e portarlo in cascina è necessario l'aiuto dei trattori, che insieme a macchine speciali tagliano l'erba, la rivoltano sul campo più volte per farla essiccare bene al sole e farla quindi diventare fieno. A questo punto il fieno è raccolto da terra, schiacciato tanto e poi legato in pacchi rotondi o quadrati chiamati balle, che poi vengono trasportate in cascina su un carro. Ma poi le mucche, come fanno a mangiare il fieno dalle balle visto che è così schiacciato? Prima di darlo alle mucche si usano macchine particolari, sempre collegate ai trattori, che disfano le balle, tagliano in piccoli pezzi il fieno e lo rendono soffice soffice. Le mucche lo trovano così appetitoso che fanno a gara a chi ne mangia di più. Yuppi! Ho capito tutto! Allora vado a tagliare un po' di erba!